ci occupiamo oggi di artigianato, ma di un artigianato un po' particolare. È vero che tutti gli artigiani hanno fantasia, bravura e quant'altro, ma in questo caso veramente la fantasia è d'obbligo, perché parliamo di spettacoli pirotecnici. Spettacoli pirotecnici che richiedono ovviamente anche una grande capacità. Siamo abituati a vedere spettacoli pirotecnici fatti da ditte che vengono dal sud e non ci accorgiamo a volte che invece proprio a casa nostra abbiamo degli artigiani validi, artigiani che da anni sono impegnati in spettacoli veramente straordinari. Ricordo quelli sul Lago Maggiore, come ad esempio quelli di Laveno che vi mostreranno nelle immagini, e con noi abbiamo proprio Pietro Masciocchi, che è uno di questi protagonisti di questi spettacoli. Masciocchi, quando è che hai cominciato? Circa 40 anni fa. Che cosa ti ha spinto? Cioè, avrai visto uno spettacolo, penso. È la passione. Poi con gli amici da militare, so com'è, qua, di là si parte. Però ci vuole sempre una scuola, si nasce dalla gavetta, si fa la scuola. Addietro i pirotecnici, non è una cosa che viene preparata dalla sera alla mattina, ci vuole tempo. Passione, tempo e sacrifici. Il primo spettacolo che hai fatto, te lo ricordi? Parliamo di qualche anno fa, me ne rendo conto. Chi si ricorda? Siamo partiti con i piccoli spettacoli d'oratorio, roba piccola, e poi mano a mano si sale, perché acquistare la fiducia delle proloco, dei comuni, non è una cosa facile, perché ci vuole la sicurezza e saper fare. Certo che da allora, da 40 anni fa, oggi sono cambiate tantissime cose, le leggi. I metodi, le leggi, i prodotti oggi sono più sicuri, oggi si lavora con più la sicurezza, il nostro lavoro di più si guarda la sicurezza e la qualità dello spettacolo, questo è molto importante. Sicurezza e qualità, che ovviamente ti hanno fatto diventare un po' il protagonista di tutta la zona. E quelli sono gli spettacoli, ma non solo, perché tu non ti occupi solo della sponda lombarda o piuttosto del Varesotto, ma vai anche addirittura di là dal lago. Sì, sì, in modo si spara che dove ci chiamano. Spariamo anche a Napoli con i nostri amici, con i nostri pirotecnici, si scende per vedere i tipi nuovi, si impara, si gira, perché girando si impara. Ma tu adesso mi hai detto una cosa che veramente ci ha lasciato un po' di stucco, a Napoli. Sì, Napoli. Napoli è, cioè, uno deve imparare bene a Napoli. Se impara bene a Napoli, basta, può andare. Io ho avuto la fortuna di imparare sotto un grande maestro, Orazio Vallefuoco, che purtroppo è morto. Quello era il più grande maestro che abbia avuto a Napoli. Ed è lì che si impara. Si impara a fare la gavetta, mettere i tubi, fare le cariche, tutto. E di lì si comincia a capire perché. Prima che si crea uno spettacolo bisogna sapere cosa si spara. Se uno conosce i materiali, lo spettacolo è fatto. Certo che per conoscere i materiali bisogna avere anche un po' di esperienza, tanto. Sì, beh, si fa. Dopo essere dentro impara, se ha la passione impara. Non ti chiediamo ovviamente di svelarci i segreti, no? Anche perché dopo 40 anni, comunque non vai, ecco, parlavamo appunto di 40 anni, comunque non vai in pensione. No, su quello non vado in pensione, perché è un lavoro che non esiste la pensione, è un lavoro che lo si fa sempre, perché ci sono altri che devono imparare, per imparare bisogna esserci lì, io fargli vedere, perché non posso mica sparare per 100 anni ancora, arriverà il giorno che dovrà finire, però ci vogliono dei ragazzi che devono imparare. Perché devono imparare? Ovviamente però nella nostra provincia non è che ce ne siano molti. No, ci sono pochi ragazzi che vogliono imparare a fare sacrifici. Questo è un lavoro duro. Un lavoro che mentre gli altri lavorano noi dobbiamo lavorare. Mentre gli altri fanno feste, si divertono, noi dobbiamo lavorare più ancora. Mentre gli altri dormono noi siamo in giro a lavorare. Mi viene in mente subito, ecco, lo spettacolo di Ferragosto, cioè mentre noi ci godiamo questo spettacolo di Ferragosto al Veneto piuttosto che in altre località, voi effettivamente dovete lavorare. C'è dietro un lavoro che non è facile, un lavoro molto delicato, importante e di fatica. Senza l'esperienza e la fatica questo lavoro non lo si fa.
Parlando di località in cui sei stato, mi hai detto Napoli, per cui sì, abbiamo già toccato il top del top, ecco. Ma nella nostra zona, ecco, quali sono le località che ti hanno dato anche qualche piccola soddisfazione? Prendiamo l'Aveno, mi ha dato una grande soddisfazione, Porto Valtravaglia, tanti piccoli paesi, io fino adesso ho sempre avuto tantissime soddisfazioni, dal piccolo spettacolo al grande spettacolo, perché non è di dire che lo spettacolo grosso, perché è grosso, dà delle soddisfazioni, anche il piccolo spettacolo che è d'oratorio, dove ci sono i ragazzi che vanno accontentati, i ragazzi, che è molto importante. Ma tu come riesci a realizzare questi spettacoli? Cioè, loro ti dicono, vabbè, abbiamo magari a disposizione questa cifra, poi sì, tu te lo devi un po' inventare. Prima cosa si va a vedere i posti, e molto in secondo le distanze, le norme di sicurezza, si crea lo spettacolo. Si cerca di trovare dei prodotti un po' italiani, stranieri, di poterlo comporre, non è... ci vuole il tempo a comporlo. Tempo e conoscenza. Sì, beh, la conoscenza è molto importante, perché se non si conosce... Perché noi vediamo i tubi, ma per noi sono tubi uguali, uno all'altro. Sì, beh, è molto importante il conoscere. Conoscere è la base del conoscere. Ecco, dicono che è anche un'attività un po' pericolosa, eh? No, beh, anche andare in macchina è pericoloso, se è per quello. Tutte le attività sono pericolose. Ci vuole un po' di buon senso e ci vuole anche la sicurezza, cioè la prudenza e la sicurezza è molto importante. Che a noi ci interessa di più il pubblico. Che la sicurezza deve essere basata principalmente sul pubblico e poi anche verso di noi. Ma Sciocchi, io so che è inutile che ci giriamo attorno, perché tanto i segreti non ce li svelerai mai, non ce li svelerai mai, e questo è ben pacifico. Ecco. Però una curiosità, cioè tu nel creare questi spettacoli ovviamente devi avere questa grande conoscenza dei fuochi, e poi soprattutto riuscire a collocarli in una certa sequenza. Sì, beh, noi andiamo dagli importatori, anche nelle fabbriche, si sta là, si studia sopra tutto, dobbiamo guardare l'altezza, la larghezza, l'effetto, che non cade nulla a terra, dipende, ci sono tanti fattori, non è una cosa molto facile. Sì, perché questa è un po' una cosa magica, no? Cioè questi fuochi che vanno in aria e che poi alla fine si spengono prima di arrivare a terra. Si cerca sempre di sperare che, beh, si ha sempre in mano l'esplosivo, si sa, però si cerca sempre di cercare il migliore, di non far succedere mai nulla, cioè si cerca, quando è finito lo spettacolo, di non aver mai creato danni. Non improvvisiamo nulla, cioè c'è una scuola alle spalle. Cioè, questo non è un lavoro che di improvvisazione. Se uno crede di improvvisare, ha sbagliato tutto. Questo deve nascere dalla gavetta, coi sacrifici. E ci vogliono licenze particolari? Ci vogliono delle licenze. No, prima cosa ci vuole una patente che sarà fatta da una commissione. Una patente di sparo, questo è molto importante. Io la maggior parte l'ho fatta a Brescia. Brescia è la base delle armi, però non è che la licenza che fa, cioè la patente per sparare. E come impara? In ogni modo, uno, se ha una buona scuola da imparare, bene, se no. Parlando così della nostra provincia, qui l'unica scuola quindi sarebbe la tua, anche se tu sei già impegnato con tuo figlio, mi pare. No, perché noi, se uno vuole imparare, anzi ben venga, facciamo la nostra assicurazione dietro, quando viene dietro basta, però deve imparare, e imparare ci vuole i sacrifici, purtroppo ci sono pochi che fanno i sacrifici. Senti, io so che tu non fai molti spettacoli, ma li scegli proprio, no? No, facciamo gli spettacoli piccoli, e se capitano anche quelli grossi, facciamo anche quelli grossi. Però noi facciamo gli spettacoli, noi siamo lì per far divertire il pubblico. Una sera di avere un bel divertimento, di vedere qualcosa in cielo che dia dei colori e delle bellezze. E noi ricordiamoci quindi che quando vedremo questi spettacoli pirotecnici un po' in tutta la provincia, ma ovunque andiamo a vedere questi spettacoli pirotecnici, ricordiamo che dietro ci sono personaggi proprio come Masciocchi. Per Affreschi di Storia è tutto, Claudio Perozzo, voi studio.